Agrigento, come secondo tradizione, condiviso e distribuito il dolce presepe nella parrocchia di San Giacomo. La messa e gli interventi. Siamo già quasi alla 40ª edizione che in questa comunità ogni anno si costruisce qualcosa di particolare. Con 200 kg di cioccolato tutta la comunità si è adoperata per costruire il presepe, che ha sempre un valore e un significato particolare. Abbiamo voluto costruire quest'anno tutto il quartiere del Rabato, comprese le nostre comunità, con il desiderio di far cogliere questa presenza di Dio che nasce e che vive soprattutto nelle nostre case e nel nostro quartiere, e anche con la voglia di dare un messaggio di rinascita, di capacità e di possibilità di dire che questa nostra città e che questo nostro quartiere ha bisogno di particolari attenzioni sia da parte di chi amministra ma anche da parte di chi ci vive, con questo desiderio di farlo crescere giorno dopo giorno, momento dopo momento. E per cui abbiamo costruito questo bel presepe con tutte le chiese che sono in tutta la via Garibaldi e con tutti gli accorgimenti che potevamo fare proprio attraverso i vari momenti, le varie situazioni e le varie costruzioni che i ragazzi per 2 mesi si sono adoperati a fare. E oggi, nel giorno dell'Epifania, nel giorno della manifestazione del Signore Gesù, viviamo un altro momento bello. Non solo la costruzione ci rende comunità, ma anche la condivisione. E per cui, subito dopo la nostra celebrazione eucaristica, c'è questo momento particolare di condivisione. Il mangiare e il condividere ci porta a dire che siamo l'unica famiglia di Dio che vive e cresce sotto lo sguardo proprio dello Spirito. Da una decina di anni sono io il coordinatore, prima c'erano altri ragazzi che ora sono impegnati fuori per università oppure per lavoro e quindi hanno dovuto abbandonare. E il presepe si fa da circa 40 anni, io la prima volta l'ho mangiato, si faceva la notte dell'Epifania con biscotto e accompagnato, diciamo, angollato con lo zucchero sciolto. Poi, visto che aveva un po' cioè era richiesto, abbiamo iniziato a farlo col cioccolato. È un'idea di Maria Marchese, appoggiata moltissimo alla Paleterrana e da molte altre persone della parrocchia. Ultimamente, essendoci ora un'unità pastorale, diciamo, viene lavorato anche da quelli della parrocchia di San Giuseppe, che ormai è unita a San Giacomo. E quest'anno abbiamo voluto rappresentare il Rabato, da tanto tempo c'è la Valle dei Templi e quest'anno è anche completa, e noi abbiamo voluto mettere il Rabato sia per attenzionarlo per come, diciamo, come zona, perché è abbandonata da 50 anni da quando c'è stata la frana. Abbiamo anche messo un piccolo viadotto proprio per cercare di attenzionare anche questa situazione del ponte, che, diciamo, anche le strade, un po' Agrigento, un po' abbandonata da tutti i punti di vista della viabilità. E siccome noi da alcuni anni mettevamo la cattedrale, abbiamo messo San Giuseppe, sono state riaperte quest'anno, abbiamo messo sia il ponte, diciamo che dovrebbe essere il viadotto Marandi, ma potrebbe essere anche il ponte Petrusa, e poi abbiamo messo anche le altre chiese della zona storica. Ci sono molti ragazzi che lavorano, Don Enzo, diciamo, è uno di quelli che si occupa della scenografia, che da un po' di tempo è cambiata rispetto a prima, però il presepe ha sempre la stessa finalità, è unire, è cercare di attenzionare e anche dare un po' di speranza a questa Agrigento che è un po' abbandonata da tutti, nessuno effettivamente si occupa dei diversi problemi che da tanto affliggono questa città.